vi presento una persona che ha scritto due libri fondamentali, è di Torino, non è un economista, è un professore matematico, di statistica, lavora all'università di Torino, è una persona un po' strana, ha scritto due libri, il risparmio tradito e la pensione tradita. Da lui ho avuto tante informazioni utili, proprio sulla disinformazione del risparmio. Il risparmio era la base dell'economia del mondo. Io sono di Genova, lo so cosa vuol dire il risparmio. Il risparmio è la base dell'economia della famiglia. Il risparmio è stato disintegrato e al posto del risparmio è nato un debito. Il debito! Smettetela per cortesia di fare debiti! Non comprate più niente a debito! Sta arrivando qualche cosa di clamoroso che vi spiegherà il professore! Signori, il vostro questo è un vero passo col cittadino, il professor Beppe Scienza, matematico, docente all'Università di Torino. Grazie di esserci. Grazie di esserci. Ciao. Salve. L'argomento l'ha già introdotto l'avvocato di prima. Riguardo ai giornalisti economici, non riesco a trattenermi da ripetere una vecchia battuta, che si dice che i giornalisti economici si chiamino così perché comprarli costa poco. Allora, certamente non sono tutti corrotti, ma il problema, tra l'altro, e di nuovo vorrei ricordarmi a qualcosa che molto opportunamente Beppe Grillo ha denunciato, cioè che il Sole 24 Ore prende 38 miliardi all'anno di contributi pubblici. E la mia battuta è, almeno facesse un buon giornale, cioè almeno facesse un buon giornale, cioè almeno non fosse il suo, quello che praticamente è il foglio della Confindustria, insomma, dichiaratamente il bollettino della Confindustria, no? Almeno non fosse causa di tanti soldi persi dai risparmiatori. Perché i giornalisti economici non solo tacciono delle cose, come è stato detto prima, non hanno taciuto che insomma l'obiezione da Sirio era una cosa un po' strana, insomma, venivano emesse dalle banche che dovevano farsi rimborsare i soldi dalla Sirio. Purtroppo i giornalisti economici a volte sono invece molto loquaci, cioè molto attivi nel consigliare le cose, cioè nei consigli sciagurati che danno ai risparmiatori. Ora, vedo che ci sono molti giovani, però il discorso interessa anche i giovani, perché magari non hanno soldi da parte, anzi probabilmente non hanno soldi da parte, anche qualcuno non giovane non ha soldi da parte, però c'è il discorso della pensione, del TFR, che sicuramente interessa anche quelli che non hanno soldi da parte. Allora io vorrei citare alcune cose, perché a me piace, come dire, citare con dati, numeri, anche se non mi hanno mai tollerato, forse proprio perché cito sempre cose pubbliche, ma non cito delle... Allora, faremo qualche esempio, un attimo, devo appoggiarmi un po' più su questi fogli. Voglio citare due cosette, semplicemente, due, tre. Allora, perché i tanti italiani appunto hanno comprato fondi comuni? Perché hanno messo soldi nelle polizze vita? Cioè hanno regolarmente fatto le scelte peggiori, no? Allora, la spiegazione non è certa che gli italiani sono stupidi, la spiegazione è proprio che i giornalisti economici gli hanno costantemente consigliato di volta in volta il prodotto più caro per loro, peggiore per loro e quindi più remunerativo per chi li vendeva, intendo le banche, a volte anche promotori finanziari. Ora, quello che è sorprendente è che in particolare a Sole 24 Ore, che da un po' in là alla stampa economica, riescono a dire delle cose che proprio vuol dire mancanza del senso del ridicolo. Cito dalla guida Risparmio gestito a cura di Marco Liera il 2297.
i fondi comuni, i fondi pensione e le polizze vita soddisfano bisogni concreti e fondamentali al pari dell'esigenza di nutrirsi o quella di muoversi. Cioè, non si vive senza i fondi pensione, senza i fondi comuni, senza le polizze vita. E poi ci si stupisce che gli italiani a man bassa, poveretti, le hanno sottoscritte. Faccio un altro esempio dal settimanale Il Mondo del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, un dossier su risparmio investito, un sito di 23.5.2003, tipo tutto questo, cioè tutte cose pubblicate che si possono verificare. Allora, di 20 pagine di questo dossier del risparmio investito, 8 erano di pubblicità, Banca Mediolanum, BTC, Promerica, Correster, Arca, Fipo, Alta, Aria Banca, Mini Investimenti, Banco Posta, 8 di pubblicità. Le altre 12, all'80-90%, erano interviste a quelli di cui c'erano le pubblicità. Cioè, interviste nello stile del giornalista economico, che vuol dire, si dà un megafono al direttore vendita di una banca o di un fondo comune, lui dice che il suo prodotto è il migliore di quelli che esistono, e il giornalista, impassibile, non va più cinque, non è che gli venga in mente dire ma sono 6 anni che i vostri fondi perdono, no, non viene in mente questo. Allora, io adesso non voglio dare l'impressione che tutti i giornalisti economici siano dei, insomma, diciamo dei facinori, che non diciamo dei corrotti, perché non si può dimostrare che siano corrotti, perché chi lo sa, magari erano semplicemente ingenui, ti raccontano le cose, non hanno creduto, erano ingenui. Ora, per fortuna c'è qualche eccezione in questo mondo, come io dico, nel folto gregge di pecore nere c'è qualche pecora bianca. Io non penso che il mondo sia fatto soltanto di tutto male, no, c'è qualcuno positivo. Voglio citare 3 persone, perché le dedicarle, uno è Mario Fortini, che prima dirigeva Capital e adesso è alla Stampa, il quale ha un'idea molto strana di giornalismo. Lui è convinto che i giornali debbano dare notizie. Cioè, è una cosa che non va bene, no, è un'eccezione, non è così. I giornali devono dare videocassette, magliette, addirittura la rivista Pasta, hanno a tavola, allegò mezzo chilo di pasta. Ed una cosa che pochi sanno è che quando usciva l'occhio di diretto allora da Costanzo, ci fu una protesta, perché allora vi dico anche protestare queste cose, perché Parigi Costanzo voleva legare a ognuno dell'occhio una fiaschetta di acqua di Lourdes, che è un grosso problema per intilare i giornali, perché non stanno in fila se non ha un giornale e una fiaschetta. Allora Mario Cortini invece è convinto che i giornali debbano dare notizie. Un'altra persona convinta di questo è Giuseppe Altamor, Famiglia Cristiana, uno dei pochi con Beppe Grillo e qualcun altro a difendere il PFR, e un altro, perché il mondo è complesso, l'Italia è sicuramente complessa, è Oscar Giannino, che è di destra. Oscar Giannino è di destra, però io ho sperimentato che pubblica quando c'è notizia, tutta pubblica. E questa è un'idea di giornalismo però molto rara, perché invece i giornali fanno un'altra cosa, lo si è visto soprattutto nel caso del PFR, danno ordini, dicono quello che si deve fare. E mentre in altri casi Repubblica è stato un po' migliore, nel caso del PFR, Repubblica, il Messaggero, il Sole 24 Ore, la Stampa, il Corriere della Sera, tutti concordi a dire prima del 30 giugno dell'anno scorso dovete mettere i soldi in TFR e dovete mettere nel TFR i fondi pensioni e dovete metterli in fretta, dovete metterli entro giugno. Ora, uno va in pensione se è giovane dopo 30-40 anni, magari allungando il tempo anche magari dopo 50. Cosa cambia un mese o due non si capisce questa fretta. La fretta era di incastrarsi. Per fortuna questa volta gli italiani, a differenza che per i fondi comuni, per le polizze vita, insomma, un po' hanno mangiato la foglia e in gran parte non hanno aderito. Mentre quelli che hanno aderito, i tempi se la sono presa, perché giusto, finito il termine per aderire alla foglietta integrativa, cosa fa?
se no me lo riporto, se no non fosse previsto questo, tipo, però giusto, appena lo dico a fine giugno, nel luglio, in agosto, FIFA Prime, da allora chi ha dato retta, ha obbedito agli ordini giornali, che secondo me e secondo gli ho detto prima, non dovrebbero dare ordine a fare notizie, ripeto sommessamente, chi ha obbedito agli ordini di giornali si è trovato che da allora perde soldi rispetto al suo collega di lavoro che lavora come lui, ma per sua fortuna ha scelto di tenere TFR. Ora, qui si potrebbe continuare a lungo, si potrebbero citare tante cose, ma per esempio ne voglio citare una sul Corriere della Sera. Ora, il Corriere della Sera, sempre entusiasta per la previdenza integrativa, fa scrivere regolarmente Giovanni Palladino. Ora, Giovanni Palladino, lui lo riscrive sicuramente su qualunque cosa. Peccato che magari il Corriere della Sera si dicesse che questo Giovanni Palladino è presidente di una società ARCA che vende polizze vita, vende assicurazioni, così potrebbe essere utile saperlo che il lettore che distingue non è esattamente un osservatore neutro della realtà, ma è parte in causa. Grazie, è finito, vai a fare la seconda lezione. È finito? Ah, scusa, no, c'è. Dove vai? Che leggo degli appuntini, perché devo citare i nomi del cognome con le persone. Nomi e cognome, io mi sono innamorato di lui, perché se i libri, lui è il titolo, lui è il cognome. Sei un grande, non sembrerebbe così fisicamente. Sì, è vero, noi ci siamo conosciuti e noi non ci conosciamo, cioè io conoscevo evidentemente il periodo, che era famoso, ma non ti vado personalmente, quando Chris mi risparmio tradito e gli mandai le bozze chiedendo una prefazione e lui mi disse, ma scusi, ma lei si fa i nomi con gli uomini? Beh, sì, io continuo a ritenere che l'omertà sia un valore per i mafiosi, io però non sono mafioso. E non mi credono, e non mi credono. Ora, due cosette per completare il discorso sui giornalisti economici. Il direttore del Mondo, settimanale del Corriere della Sera, è stato radiato perché Fiorani ha dato 30.000 euro nel terzo. Lui dice che ha preso per i giornali, che il giornale che la Banca Popolare di Londra ha comprato 5.000 appartamenti. Sarà anche vero, forse peggio. Cioè, un direttore di giornali che richiede soldi per vendere abbonamenti a una banca, si può pensare come sarà quella banca. Altro esempio, questo è positivo però, cioè un fauda veleno, però se c'è il cattivo è positivo. Marina Bonandini richiede all'Orologio Adriatico un orologio da 1,5 milioni di lire al tempo di lire, con una fettina d'oro, che lei regala in funzione per ricerca sul cancro, dall'Orologio Adriatico. Viene da pensare che anche altri giornalisti economici abbiano ricevuto la stessa regalo e non l'abbiano dato nulla. Non stai scherzando? No, è una maldicenza, lo so. Azimut offre un viaggio a Dubai con Villa delle Moschee al sud, città del deserto, cotte sulle dune, di 3 giorni, il 17 e 20 novembre 2006, per una breve conferenza stampa, loro giornalisti economici. Forse adesso capisco perché la giornalista economica parla tutti quelli proprio dell'Asimo. Alan Friedman, il nostro giornalista, fa pubblicità all'Oide Adriatico. Lubrano viene pizzicato da Zerina la pubblicità perché fa la pubblicità al Medio Credo Lombardo, anche lì che non andava tanto bene. Ora a questo punto, cioè come dire, la situazione del giornalismo economico non è bella. Va bene evidentemente abrogare l'ordine, ma più viene in mente che sarebbero da abrogare anche molti giornalisti. Grazie, che veramente sei sempre disponibile, non sei mai lungo, sono gli altri che sono lunghi, noi siamo semicorti. Allora, come in tutte le grandi manifestazioni, qualcuno sbarrisce le cose più strane. Quindi, c'è un passaporto di Paiardi Luca. Paiardi Luca, noi abbiamo il tuo passaporto. Se non vieni entro mezz'ora, cambiamo la foto e lo ricicliamo. Grazie. Paiardi Luca, ce l'abbiamo qua. Grazie. Allora, adesso siamo collegati con un'altra piazza.
straordinaria, un meetup formidabile, formato da centinaia, non so quanti sia. Milano! Milano, ciao Milano! Grazie a voi, ciao, grazie! Ciao, grazie, ciao! Ora, questa è una città straordinaria, è una città che ha avuto una grande fabbrica, perché bisogna dire, la Fiat è stata straordinaria. Io la conoscevo, ero stato persino contattato come testimonia per cambiare il fatto che aveva una Fiat era sfigato. Io ho conosciuto uno dei più grandi manager della Fiat, che era Ghidella, era un amministratore delegato Ghidella, aveva delle, ma chi se ne frega, aveva le mani sporche di grasso, smontava i carburatori della 1. Ecco chi erano gli amministratori delegati di una grande azienda, un'azienda mondiale che era la Fiat. Poi sono arrivati i banchieri, gli usurai, sono arrivati i romiti, che hanno affossato, che hanno cominciato a essere finanzieri piuttosto che industriali. Poi si hanno preso liquidazioni, stop option per centinaia di miliardi e sono andati a fare danni in altre cose. Oggi chi ha fatto danni alla Fiat ce li ritroviamo all'impregino e fanno sempre danni attraverso le società. Allora, la Fiat ha dato delle cose meravigliose, tra cui migliaia di ingegneri con due coglioni così, che ci hanno invidiato tutto il mondo. Io mi ricordo, avevamo delle aziende come la Fiat, il Torsito, il Monsanto, venivano dalla California a vedere gli autobus a idrogeno, nel 75, nell'80, venivano a vedere i nostri ingegneri lavorare. Hanno mandato a fanculo tutto, hanno mandato a casa dei geni. Avevamo industriali come Olivetti, perché ha insegnato l'informatica agli americani, andato in guerra a quattro capitalisti con le pezze nel culo, da qualche altro era, agli altri, agli ultimi, l'hanno schierata, non c'è più niente. Hanno preso una società pubblica, con i boiardi di Stato, che era la Telecom, sono andato via all'assemblea, se ne sono andati dopo averla affossata. Dopo che Tronchetti Provera ha venduto le azioni a 2,8 e un'azione e valgono 1,5. Le banche hanno venduto agli sfigati, ai piccoli azionisti, sono sempre quelli che li prendono nel culo. E i grandi manager se ne sono andati con un'azienda affossata fino a 45.000 miliardi di immobili. Non c'è più niente. La Telecom è la più grande parco macchine d'Europa. Non c'è più niente. E se ne sono andati via con liquidazioni e stop option da 0,19 miliardi di euro, 20 miliardi di euro, Tronchetti Provera 15 miliardi di euro, e lasciano migliaia di persone che saranno licenziate, migliaia di famiglie. Allora bisognerebbe farli apprendere e dire: torna quei soldi, facciamo un fondo che servirà a proteggere tutte le persone che manderete in mezzo alla strada. E poi non fermi. E poi non voglio essere un Tronchetto giustizialista, per l'amor di Dio, lo prenderei per un orecchio e gli dico: Tronchetti, vieni qua, tu con la mina venite qua, con le orecchie, e li condannerei, perché negli altri posti chi ha fatto delle truffe così hanno preso 22 anni di carcere, ma io non voglio il carcere, io li condannerei a 22 anni di call center a 700 euro. Potevamo essere veramente una nazione straordinaria, avendo le linee come negli altri paesi, linee veloci, wifi, Wi-Max, vai in tutte le città dell'est, sono tutte collegate con il wifi. Noi abbiamo 3.000 comuni che non hanno neanche la DSL, per spedire una fotografia, la spedisci, vai al cesso, poi arriva.
capitale umano pazzesco, ma ci sono ancora. Ci sono persone che vogliono far conoscere di questa città, che sono famosi nel mondo, che sono dei geni. Ce n'è uno che si chiama Ingegner Palazzetti. L'ingegner Palazzetti è quello che ha inventato il primo cogeneratore col motore della 127. Un motore che girava e faceva elettricità e riscaldamento, si chiamava Totem. Il Totem è venduto in tutto il mondo, il principio della cogenerazione è in tutto il mondo. L'ha inventato questo signore qui, un ingegnere, che magari non conosce nessuno. Questa gente deve essere protetta, porca puttana! Ingegner Palazzetti, vieni qua! A 35 anni, ecco, un uomo straordinario, di qualcosa in quel concittadino, hai avuto delle idee per questa città meravigliosa? In questi anni il Totem, che è questa macchina di cui ha detto Mirino, ha vissuto un periodo di addormentamento, ma pare che questo periodo si stia finendo, perché per esempio in Germania un po' tutte queste iniziative che si preoccupano della macchina sono tutte queste iniziative di energia pulita, eccetera, sono tutte orientate a utilizzare questi dispositivi, questi piccoli generatori, ed è molto significativo che un paese particolarmente organizzato si sia comprato la rete elettrica per poter gestire queste macchine, queste risorse in una maniera appropriata. Ma per esempio il tuo progetto che hai fatto per Torino sul car sharing, ce lo puoi dire un attimo? Questo è una delle idee, era una specie di car sharing, in realtà si trattava di vedere la possibilità di piazzare auto che si noleggiano con una carta come può essere... Sì, il car sharing è che tu prendi una macchina con la carta di credito, paghi l'uso, poi la lasci dove vuoi. Il suo progetto era meraviglioso, aveva calcolato, ci sono 1500 km nella fascia attorno a Torino di strade, aveva calcolato che ci girano 60.000 automobili, aveva calcolato che invece di 60.000 si riducevano a 20.000 e con 20.000 macchine al posto di 60.000 avevamo la mobilità raddoppiata, molto meglio prendendo una macchina con la carta di credito, lasciandola dove volevi perché qualcuno la riprendeva. Era un servizio, l'ha fatto lui, ha fatto un servizio sull'ibrido, il trasporto pubblico sull'ibrido. È l'emozione, ma un uomo straordinario. Grazie di essere con noi. Sarai protetto come il panda. Grazie a tutti. Ciao. Adesso ci sono altri amici che sono insieme con noi. Sono da New York. Abbiamo fatto un giro del mondo. How are you? Boys, how are you? Ci siete? Siete sei da solo? Che cosa fai? Ok. Come state? Come va? Fatemi vedere. Tirate su. Come va? Bene, siamo contenti, abbiamo messo su un bel problema su. Ecco, come va con i consolati? Riuscite a fare arrivare le firme? Guarda, come faccio vedere il nostro poster, come che prendiamo su a livello simbolico, non so se lo vedo. Sì, ti sentiamo, parla pure, noi ti sentiamo forte e chiaro. Sì, volevo salutarvi tutti, grazie per tutto quello che ci fai, sono in paura di pochi italiani che si può rappresentare. Noi siamo tutti, siamo venuti qua in America, molto bene in America, perché non potevamo tanto, oppure non potevamo più lavorare in Italia. Ma io vi faccio un augurio,
io se questi ragazzi, io sono convinto, non io che ormai ho 60 anni, sono 100 kg e 6 figli, ma loro ce la faranno. Si è visto già un percorso da fare, riusciremo forse a cambiare, il più grande regalo sarà quando tornerete in questo paese senza vergognarsi di essere italiani e saremo noi orgogliosi di accogliervi qua. Grazie a tutti. Ragazzi, siamo cresciuto, come siamo qui noi, quando siamo noi e dobbiamo liberare. Ok, saluta Obama, Obama, saluta Obama. È vero che è negro Obama? Ciao, grazie, grazie. Allora, signori, adesso non so cosa c'è, siamo a una, io credo che ci sia, Maria? Qualcuno? Bene. No, allora, state a sentire. Adesso c'è una persona che ha, secondo me, cambiato il modo di fare giornalismo. Perché questa non è una manifestazione contro i giornalisti. È una manifestazione contro gli editori. È una manifestazione contro un certo tipo di stampa. Abbiamo ancora dei giornalisti, ci sono. Sono giornalisti che vivono sotto scorta. Sono giornalisti che vivono sotto scorta. Ed ecco, dietro. Dice delle cose più terribili con gli occhiettini bassi. Sei fantastico. Volevo ricordare l'articolo 21 della Costituzione, che è una difesa non solo dei giornalisti ma dei cittadini, perché è la garanzia che l'informazione è di tutti e chiunque la confischi lo fa abusando della Costituzione, lo fa abusando di quei valori che sono stati giustamente ricordati oggi. Vorrei ricordare che cos'era l'Italia 15 anni fa. Prima che iniziasse il bombardamento, questa campagna elettorale non è stata inutile perché ci ha fatto vedere come siamo cambiati di 180 gradi, come sono riusciti a ribaltare l'Italia e gli italiani in 15 anni a causa del sistema che oggi qua si combatte. Nel 1994, dopo che qualcuno faticherà a immaginarlo, Berlusconi non candidava nemmeno un condannato, ma nemmeno un indagato, ma gli chiedeva, prima di candidare, il giuramento che non avevano ricevuto nemmeno un avviso di garanzia. E capisco che chi è più giovane e non ha vissuto quei tempi si domanderà come avrà fatto a fare le liste senza i condannati. È come una pizzaiolo che fa la pizza senza la mozzarella e il pomodoro. Bene, ci è riuscito, una volta ci è riuscito perché gli italiani erano molto diversi. Non era ancora riuscito a storpiarli, non era ancora riuscito a assicurare questo paese e per vincere le elezioni sapeva di doversi reprimere e di dover raccontare esattamente il contrario di quello che pensava. E ha fatto una campagna elettorale dicendo viva Mani Pulite, viva Falcone e Borsellino, abbassi i ladri e abbassi la mafia. Questa è stata la campagna elettorale del 94. 15 anni dopo, ha fatto la stessa persona, con qualche capello in più, ha fatto una campagna elettorale dicendo finalmente quello che pensa, cioè dicendo di dietro mi fa orrore, era lo stesso di dietro mi fa un altro, con qualche capello in meno, che nel 94 faceva il magistrato. E ha detto che Mangano è un eroe. Se Mangano è un eroe, Falcone e Borsellino avevano sbagliato tutto. Allora, provate a pensare che cosa è successo in questi 15 anni. Cioè, non è cambiato lui è lo stesso. Siamo cambiati noi.
è cambiato il paese, è cambiato grazie a quel sistema dell'informazione che è nelle mani della politica e in particolare, soprattutto, nelle mani sue. Allora, se lui sapesse che esiste qualcuno che racconta chi è Mangano, non potrebbe nemmeno oggi dire che Mangano è un eroe, perché è una questione di dizionario. Il mafioso che in carcere non parla si chiama omertoso, non si chiama eroe. Io non vengo qua a fare la vecchinella, io faccio il giornalista. Qualche vaffanculo forse me lo merito anch'io. Io scrivo sui giornali, visto che tutti i giornali italiani prendono i fondi per l'editoria, anch'io scrivo sui giornali che prendono i fondi per l'editoria. Io auspico che non ci siano più fondi pubblici ai giornali. Sapete come si fa? Si fa come nei paesi più evoluti, dove c'è un tetto invalicabile di pubblicità in televisione, perché non si può intasare la televisione di pubblicità oltre un certo limite, perché non si possono trasmettere spot intervallati ogni tanto da un telegiornale che tra l'altro è falso. Se ci fosse un tetto pubblicitario invalicabile, per il principio dei vasi comunicanti la pubblicità andrebbe ai giornali, darebbe ai giornali la possibilità di sopravvivere senza prendere i soldi dallo Stato. I fondi all'editoria, purtroppo, sono un risarcimento a una mancata legge che nessuno ha il coraggio di farlo. Perché? Perché non si può mettere un freno alla pubblicità televisiva, e non si può mettere un freno alla pubblicità televisiva perché la televisione sappiamo benissimo di chi è, e quel signore non ha nessuna intenzione di rinunciare nemmeno a un euro di pubblicità. Quindi vedete che bisogna fare una battaglia informata per evitare di semplificare e per imparare a distinguere, perché soltanto se si è perfettamente consci del meccanismo lo si può scardinare. Io sono perfettamente d'accordo sull'abolizione dell'ordine giornalistico e pensare, quindi sono convinto, che un ordine serio dei giornalisti servirebbe. E cosa deve fare un ordine professionale? Deve prendere gli iscritti e decidere se gli iscritti rispondono a determinati requisiti. Tu fai il giornalista, sì, dai le notizie, sì, perfetto, stai nell'ordine. Tu fai il giornalista, sì, leggi il culo, sì, non puoi stare nello stesso ordine nel quale stanno condividendo le notizie. Noi abbiamo un ordine che non era riuscito a espellere nemmeno un giornalista che faceva la spia per il sismo. L'avevano sospeso per 6 mesi, ha dovuto intervenire la Procura Generale di Milano per impugnare quella sentenza vergognosa e fare cacciare Renato Farina al secolo Petulla perché faceva la spia con i soldi del sismo. Adesso in Parlamento anche lui, naturalmente. Quindi questo ordine va abolito, ma non l'idea che ci deve essere qualcuno che decide se sei bravo. L'ordine degli avvocati servirebbe. Se nell'ordine degli avvocati c'è ancora crediti, dopo 2 anni che è stato condannato perché si comprava le sentenze pagando i giudici, è evidente che anche quell'ordine lì va abolito. Vuol dire che in Italia non siamo in grado di fare degli ordini professionali seri e quindi, visto che costano, li aboliamo. Ma l'idea non era sbagliata. Io sono molto più affezionato comunque al terzo referendum, che è decisivo. Il referendum per la cancellazione della Gasparri e di tutte le stratificazioni delle leggi televisive precedenti è fondamentale, perché il problema della televisione non è che è piena di servi, è che il sistema crea i servi, il sistema porta avanti i servi e penalizza quelli bravi. Voi non avete idea di quanti bravi professionisti ci sono a lavorare nella televisione, persino la televisione più inimmaginabile. Italia 1, ci sono dei giornalisti seri che non vengono mai fatti lavorare. Vi dico un nome, Mimmo Lombezzi, chi lo conosce magari in 3, non lavora da anni, perché? Perché è un giornalista serio, non è servo, quindi non lavora. È il sistema che manda avanti Vespa, il problema non è Vespa, il problema è il sistema che gli dà 4 sere alla settimana, poi chiude per riposo settimanale come le pizzerie anche lui, ma ha il monopolio dell'approfondimento sulla prima rete. Se arriva un po' di concorrenza viene spazzato via, non perché qualcuno decide che non deve lavorare, ma perché si vede in confronto con gli altri. Quindi
questo referendum è decisivo. Se si riuscirà a cancellare la Gasparri, si risolveranno mille problemi. La Gasparri è quella che consegna al governo e ai partiti la RAI. Noi paghiamo e loro la gestiscono. La Gasparri è quella che affida a Berlusconi il resto del sistema televisivo e poi, dato che fa anche politica, controlla quando gli va di sfiga due reti e quando gli va bene magari anche tre su tre. E diventano sei o cinque su sei. La Gasparri è questo. Ma la Gasparri è anche la legge che impedisce, perché ha salvato Rete 4 dalle sentenze della Corte Costituzionale, a Europa 7 di trasmettere. Quindi con una fava prendiamo tre opzioni con questo referendum. È un referendum decisivo perché va nel sistema, non va a colpire i singoli. Se questa giornata è un vaffanculo a questo o a quell'altro, non serve a niente, perché glielo possiamo dire anche da casa, anzi credo che molti lo facciano. Ma il problema è che bisogna dire vaffanculo a un sistema che produce quelli. Allora, io volevo fare due esempi e poi vi lascio a quelli migliori, perché so che c'è la musica. Immaginate per un attimo se davvero passasse il referendum che cancella la Gasparri, se davvero le frequenze che oggi sono occupate da Rete 4 perché trasmette in proroga, non avendo più la concessione, ma avendo un regime transitorio che non finisce mai, che gli hanno dato sia i governi di destra sia i governi di centro-sinistra, e che è illegale secondo la Corte Europea di Giustizia. Immaginate se nasce una televisione diversa, si chiama Europa 7 perché ha vinto la concessione, ma potrebbe chiamarsi anche in un altro modo. Pensate se la RAI non fosse più occupata dai partiti, pensate se al posto dei politici che stanno nel consiglio d'amministrazione mettessero delle persone che capiscono di film, di commedia, di fiction, di informazione, di canzoni, di teatro, di musica, di cultura, cioè quelli che dovrebbero gestire un'azienda culturale televisiva. Pensate che rivoluzione! Se noi oggi abbiamo i più bravi artisti e i più bravi giornalisti che fanno fatica a lavorare in televisione oppure non ci lavorano. E abbiamo i peggiori che invece sono stanziali. Verrebbe ribaltato tutto, ma non perché il politico dice che deve lavorare questo o quell'altro, ma perché il pubblico decide chi deve lavorare e chi non deve lavorare in un posto che è pagato dal pubblico. Il mercato, il famoso mercato, sarebbe una cosa rivoluzionaria, non possiamo neanche immaginare, forse ce la possiamo fare raccontare dagli amici della BBC e delle altre televisioni pubbliche europee, dove pubblico non vuol dire dei partiti, perché vuol dire dei cittadini. Allora io non so se vi ricordate la telefonata intercettata fra Sacca e Berlusconi. Sacca è l'individuo inqualificabile che è riuscito a cacciare dalla televisione pubblica Enzo Biagi. Non faccio gli altri nomi, Enzo Biagi l'ha cacciato lui, potrà raccontare ai suoi figli e ai suoi nipoti. Io sono quello che ha cacciato Enzo Biagi per ordine bulgaro del mio padrone. Bene, questa telefonata è indicativa perché ci dice chi è il responsabile di uno dei settori fondamentali della televisione, il luogo dove si fanno le fiction. Fiction non sono mica brutte se non le fa Sacca. In quella telefonata ci sono delle cose inaudite, c'è Berlusconi che gli telefona perché deve piazzare delle ragazze. Le piazza in Rai così le facciamo noi, mica il tema. Facciate il meglio se ne paga lui. Il telefono all'altro comincia a leccargli il culo. Cioè proprio dice, ma lei è bravissimo, ma lei è meraviglioso, ma si sentiva il bisogno di lei, presidente. E l'altro, sì, effettivamente mi scambiano per il Papa ogni tanto, ma fanno bene perché lei è meglio del Papa. E a un certo punto gli dice, presidente, la mia non è piangeria, parlo sinceramente, dice piangeria. Che è una parola che non esiste, perché è una crasi tra piangere e piaceria. Vuol dire leccare il culo piangendo. Per lubrificare l'organo. Questo è lì, ma che cazzo gestisce la televisione? Questo è lì che gestisce la televisione, perché ci fanno per eventi politici. Al suo posto parlano di una fiction su Barbarossa, perché hanno l'indipendente l'idea di fare una fiction su Barbarossa, che è un'idea che non verrebbe in mente nemmeno un cerebroleggio, salvo che non glielo dica Bossi che bisogna fare una fiction su Barbarossa perché Bossi c'ha la pista del Barbarossa e lui deve mandare in onda una fiction su Barbarossa che non frega niente a nessuno. Quando hanno finito quelle su Padre Pio attaccano con quelle di Barbarossa. Questa è la RAI. La RAI è piena di gente brava che non lavora e poi magari uno vede in video quello che è successo l'altro giorno, c'era un giornalista che raccontava le primarie in America, diceva che Obama, furibondo per come era andata l'ultima primaria, si è presentato un po' di suo scuro in volto.
hanno detto seri, non era una battuta. Secondo Rita Rice era pure incazzata nera, magari, cioè è una cosa dell'altro mondo, questo perché fanno i telegiornali? Cioè c'è una dequalificazione professionale, perché è ovvio che quando si entra per eventi politici non si entra per bravura. E quindi entrano anche quelli che dicono che Obama è pure voto, ma perché è arrabbiato. Oggi la radio della Rai, domani diranno che qui si è sputato sulla resistenza, esattamente come hanno detto che a Bologna si era insultato Marco Biagi. Sapete chi è che ha sputato sulla resistenza oggi? La radio della Rai ha invitato a commemorare il 25 aprile Giulio Andreotti. Quello che vorrei che fosse chiaro è che la RAI in mano ai partiti non serve ai partiti per andare in televisione e fare bella figura. Non è la campagna elettorale il momento in cui i partiti si servono della televisione, è ogni giorno, a ogni ora, è gli amici di Maria, è la cronaca in diretta, è una mattina, è la scelta degli argomenti di Paola Perego che va a intervistare la gente sul problema della sicurezza per tirare la volata ad Alemanno nella campagna elettorale, è la scelta dei temi nel momento in cui i temi convengono. Questo è il dramma. Se i temi li scelgono i giornalisti, magari sbagliano, ma sbagliano di testa loro. I giornalisti lo sanno che cos'è una notizia e che cos'è una notizia. Noi lo sappiamo che ogni giorno stuprano 4 donne in Italia. Allora perché ne prendono una e la martellano, come dice Balasso, per giorni? Perché se quello stupro a Roma non ci fosse stato, se lo sarebbero inventato. Serviva uno stupro per far vedere che Alemanno porterà ordine e sicurezza. E non dicono che se oggi in Italia non si riesce a processare e a condannare gli stupratori, non è perché i giudici sono rossi o perché la sinistra è buona, è perché è passata una legge che si chiama ex Cirielli, che ha ridotto i termini di prescrizione per la violenza sessuale da 22 anni e mezzo a 12. E dato che hanno fatto altre leggi per allungare i loro processi, e li hanno allungati tutti, se allunghi i processi e accorci i termini di prescrizione, lo stupratore viene prescritto, la fa franca, l'ha votata Alemanno, l'ha votata Fini, l'ha votata Bossi, l'ha voluta Berlusconi perché doveva salvare Previti e se stesso. Chi le racconta queste cose se la televisione è in tue mani? E questo è il dramma. Ma guardate che i prossimi cinque anni saranno drammatici. Nei prossimi cinque anni faranno così col rubinetto e faranno uscire soltanto le notizie che interessano al governo e chiuderanno per tutte quelle che non interessano al governo. Hanno già cominciato. Siamo già stati presi per il culo da tutto il mondo perché il nostro futuro premier ha minacciato di mitragliare una giornalista straniera, non a caso, proprio una russa. C'è una giornalista che ha visto morire 200 suoi colleghi da Anna Politkovskaya in avanti perché parlavano male di quel criminale di Putin che è il miglior amico del nostro presidente del Consiglio. E Putin, che tutto il mondo considera un criminale, l'abbiamo considerato un criminale fino a un mese fa. Da un mese a questa parte è tornato ad essere l'amico Putin, come se fosse cambiato, è sempre lo stesso. Chissà Paolo Guzzanti, che ci ha fatto l'intera commissione necrofili sui comunisti del KGB, che cosa ne dice dell'amico Putin e della mitragliata scherzosa. I telegiornali l'hanno presentata come una battuta, diceva che simpatico, ha fatto finta di mitragliare, quella si è messa a piangere, ha visto la faccia di Putin e il gesto di Berlusconi e ha capito che ha poco da vivere. Cioè, l'Italia fallirà a causa di questo signore che ha buttato via l'ultima possibilità di salvezza che era l'Air France, perché la vogliono far fallire per darla un tangentaro come gli Greschi. La cordata italiana non esiste. La cordata italiana con Pier Silvio è una balla, non c'è nessuno che lo dice. L'altro, il prestito conte
il prestito ponte con il quale noi pagheremo per un altro 3 mesi il buco dell'Alitalia, il prestito ponte, viene bocciato dall'Unione Europea, e quando l'Unione Europea boccia il prestito ponte, il 5 apre su Padre Pio, non apre sull'Europa che boccia il prestito ponte. Hanno cominciato di nuovo ad aprire e a chiudere a seconda delle esigenze. Questa è la tragedia. Basterebbe una risata in un altro paese, uno che dice l'Alitalia la prendono i miei figli, perché ha detto l'Alitalia la prendono i miei figli, Pier One, no? La nuova compagnia di bandiera, Pier One, no? No? Lo prendono in giro, non è che lo votano, lo prendono in giro. Da noi non lo prendono in giro perché Pier One non l'ha raccontata nessuno. Allora, io sono perché si faccia questa battaglia distinguendo bene, capendo bene quali sono i meccanismi, perché solo se uno conosce il veleno può conoscere anche l'antidoto, altrimenti sbaglia l'antidoto. Allora, io vi dico, ho ricevuto un sms da Lirio Abate, da Palermo, giornalista dell'Ansa e della Stampa, il quale doveva essere qua, è stato trattenuto perché deve lavorare, c'è un nuovo pentito, era uno che favoriva Provenzano, deve lavorare, e domani i giornali pubblicheranno, grazie a Lirio Abate, notizie importanti su questa nuova indagine di mafia. Lirio Abate, chi lo conosceva? Lirio Abate ha fatto un libro con Peter Gomez, chi lo conosceva? Perché conosciamo Lirio Abate? Perché la mafia l'ha minacciato di morte ed è finito sotto scorta. Cioè, noi abbiamo un sacco di militi ignoti dell'informazione che ogni giorno, negli ordini, nei giornali, nelle agenzie, nelle televisioni, nelle radio, fanno onestamente il loro lavoro e non li conosce nessuno. Meno male che c'è la mafia che ogni tanto li minaccia e gli fa un monumento e così li vediamo a conoscere. È drammatico. Quindi questo non è il vaffanculo ai giornalisti, questo è il vaffanculo a un sistema che ci fa conoscere i servi. Oggi ne avete citati tanti, quelli si conoscono purtroppo, disgraziatamente. Ma in Rai, voglio dire, ci sono pure... Avete visto il reportage di Sandro Ruotolo sulla Camorra ieri sera nella puntata su Saviano? È qua Sandro Ruotolo, lavora nella stessa azienda, dove è difficilissimo in altri programmi fare quello che fa lui o quello che fa la Gabanelli. Perché oggi Berlusconi avrà molta meno fatica delle altre volte a fare le sue curazioni, perché è rimasto poco, purtroppo. Ma ce ne tanti che potrebbero fare se si avverasse quel sogno della radere al suolo completamente la legge sulla televisione e ricominciare da capo secondo democrazia. Se, oggi si è parlato della Confindustria, per carità, non ho nessuna simpatia. Se sentite la radio della Confindustria, Radio 24, è una bella radio. Se leggete il Sole 24 Ore, escluse le pagine finanziarie, trovate le notizie. Leggete il Corriere della Sera, c'è un sacco di stipendi, ma c'è anche Gian Antonio Stella, c'è Sergio Rizzo. Cioè, bisogna stare attenti, perché anche nei giornali che sembrano più lontani dalle nostre esigenze, poi si trovano molti giornalisti che quando fanno un libro o quando li minaccia la mafia scopriamo che lavorano bene. Quindi sappiate che la nostra è una categoria molto ampia, che come tutte le categorie ha le sue belle marce, ma per fortuna ha ancora le sue belle sane. Se vi leggete Il Mattino, c'è la giornalista Capacchione, l'abbiamo conosciuta perché un giorno un camorrista al processo Spartacus l'ha nominata e le ha detto: tu stai attenta, ti stiamo, stia attento. Chi sapeva chi è la Capacchione? Viva la Capacchione! Questi sono gli eroi, non mangiano, questi sono gli eroi. Cerchiamo di conoscerli perché è importante difenderla. L'informazione dipende anche dai giornalisti che cercano ancora di farla e che non sono tutti come quelli VIP che giustamente sono stati maledetti prima. Allora, se si tolgono i partiti dalla televisione, ritornano automaticamente i fatti, sempre, quando convengono e quando non convengono a chi governa. Questa è una campagna elettorale che è stata istruttiva anche per un'altra ragione. I media di chi parlavano? Ferrara. Da quando si parlava di Ferrara, pare che Ferrara dovesse prendere milioni di voti, non ne ha preso neanche, ha preso un uovo. Si parlava di Boselli, disperso, si parlava del cardinal Ruino, di questo enorme potere di Ruino, avete visto quanti voti ha preso Casino, si parlava della rivolta di Veltroni, non esiste, è un incantesimo mediatico, non c'è stata nessuna rivolta, l'ha scritto Ricordi sulla stampa di stamattina. Perché?
parlano soltanto delle cose di cui i politici vogliono che si parli, quindi si sono persi completamente di vista il paese. Da 20 anni dicono che bisogna parlare con il nord, ma se dopo 20 anni non sei ancora riuscito a parlare con il nord e nel frattempo ti sei anche fregato il sud, forse è quando vai a casa perché riesci a parlare con il sud. È evidente, informazione dovrebbe farmi vedere che cos'è il nord e che cos'è il sud. Chiudo con un'ultima notazione. Noi da 15 anni votiamo campagne elettorali truccate. Noi da 15 anni abbiamo le elezioni truccate perché abbiamo un candidato, sempre lo stesso, che corre 100 metri, 50 metri avanti rispetto all'altro. L'altro se ne fa tutti e 100 metri ed è pure con le mani legate e i piedi legati, no? Questo non è democratico, questo non esiste nel mondo. È il fatto che quello che ha i piedi legati non si renda conto che l'altro sta 50 metri avanti, non lo nomini in campagna elettorale e non nomini nemmeno il conflitto di interesse, vuol dire che ha la sindrome di Stoccolma, vuol dire che è entrato anche lui nel Truman Show di Berlusconi e che è contaminato in via definitiva, è inguaribile, si è innamorato del suo sequestratore. Ma noi, alla fine, che non siamo né Veltroni né Berlusconi, ne paghiamo le conseguenze perché la nostra informazione dipende soltanto da quello che loro ci vogliono far vedere e di quello che loro non ci vogliono far vedere. Allora, per dare un senso a questa cosa, ovviamente firmate, lo sapete, sono tutti i referendum, in particolare il terzo, che è decisivo, ma continuate a informarvi, continuate a cercare per i bravi giornalisti che ci sono, nei giornali anche che non vi piacciono, continuate a cercarli su internet, continuate a cercarli nei libri e soprattutto continuate a voler bene all'informazione. Questa giornata deve essere un atto d'amore per l'informazione e per i giornalisti che la danno. Sentite la vostra, fate amicizia con i giornalisti che fanno informazione, proteggeteli perché se proteggete loro proteggete anche voi stessi. E ogni tanto fate un'occhiata al libro di Indro Montanelli e anche di Enzo Biagi, che secondo me fa bene a tutti. Dedichiamola a loro e alla loro memoria questa giornata. Grazie, buona serata. Signori, c'è un po' di crepuscolo, c'è un po' di fresco. La cosa straordinaria che sta venendo oggi è che c'è una nuova aria, mi sembra. Una nuova aria, e parlare di giornali, parlare di televisione, mi sembra di parlare di cose passate, mi sembra di parlare, di vedere questi anziani, anche un po' di 70 anni, parlare del futuro che loro non vedranno mai. Vanno in televisione a parlare di disgrazie, disgrazie, come fanno i vecchi? Parla poco con un vecchio, tu dici come stai? Sai chi è morto? Vanno in televisione. Comunque c'è, noi parliamo di giornali e di televisione, ma abbiamo ancora poco tempo, perché la rete farà giustizia, la rete li farà sparire, li ingloberà. E allora i giornalisti, che dice Travaglio, avranno una cosa straordinaria, avranno disponibile una rete, informazioni col contraddittorio. E allora scrivere sulla rete è diverso che scrivere su un giornale. Avrai il contraddittorio, dovrai avere una reputazione. La rete sta facendo fuori tutti gli intermediari, dai politici ai giornali, alla televisione. Quindi il futuro è lì. Il Washington, il New York Times, Thompson, 42 anni, ha detto che in 4 anni il New York Times non sarà più cartaceo, sarà solo online. Oggi la prima televisione del mondo non è la CNN, è YouTube. E adesso una piccola pausa con un gruppetto di ragazzi del 99, ma un gruppo, un po' di musica e poi c'è un ospite straordinario nel finale. Intanto sdrancitevi un po'. Ah, scusate, c'è un collegamento, mi dicono via Skype, che mi capita di Arezzo, sono in Marreconi. Marietta, ci siete? Ci siete? Sì, come va? Come sta andando?
senti? Sì, sì, ti sento, parla ciao, con ciao, ciao Torino, ciao, qui siamo a Venezia, abbiamo raccolto insieme il pacco della Vettina 722, abbiamo fatto un bacetto a Venezia, un bacetto a Pietrasanta, il totale delle firme 1400 firme, una cosa veramente incredibile, siamo in mezzo a due fuochi, c'è il banchetto del PD e il banchetto del CDL, è un mezzo all'ora, diciamo che stiamo sabotando adesso. Ci stiamo sabotando, ma è normale, le studiano tutti, aspettate di tutto e di più, ma noi siamo, ci andiamo avanti lo stesso, andiamo avanti lo stesso, comunque grandi, grazie a tutti e la Marenza che sia sempre più meglio. Signore, adesso c'è una cosa che non è straordinaria, che è la conclusione di una serata sull'informazione, è la testimonianza come da 50 anni in questo paese non c'è più l'informazione. Io sono per dirvi questo. Io sono per dirvi che chiunque può fare informazione, non ci sono giornalisti buoni o giornalisti cattivi, chiunque è informatore e informato, la rete è questa, la vera informazione la troveremo lì, chiunque può farlo, la democrazia dal basso. Bene, l'esempio di come non c'è mai stata realmente l'informazione in questo paese è la figlia di un signore che è stato assassinato alcuni decenni fa, che si chiamava Aldo Moro ed è venuta qui a spiegarci e a dirci qualche cosa su una delle più nostre vicende di questo paese, Maria Lidia Moro. Grazie di essere qui. Perché sono venuta qui? Me l'ha appena chiesto un collega giornalista. Perché tutte le volte che posso avere la voce, io me la prendo. Voi siete qui per testimoniare che in questo paese esiste ancora la libertà di espressione, sancita dalla Costituzione. Ho letto che questa manifestazione sarebbe forse da considerarsi un atto terroristico. Allora, Aldo Moro, che voleva che non ci fossero extraparlamentari, ma solo persone con pari dignità sedute in Parlamento a parlare per trovare ogni mediazione possibile, sarebbe anche lui da considerare un terrorista. C'è da dire che il nostro paese è diventato, poi però uno vede queste manifestazioni si confonde, è diventato privo di memoria e di compassione. Sembra un paese diverso da quello nel quale sono stata allevata, un paese che amavo tanto e che voglio lasciare. Cosa si può fare? Cosa si può fare? I giornalisti hanno un grande potere, ma non lo usano quasi mai. Quelli che lo usano, in genere, vengono uccisi. Ma è possibile che sia così pericoloso fare il bene e schierarsi dalla parte della verità? È pericoloso. Ciò non toglie che vada fatto ugualmente. Vedete, io non so bene cosa avrei dovuto dirvi, quindi vi
parlerò come faccio sempre quando parlo, tirando fuori delle sensazioni dal mio cuore. In genere sono sensazioni dolenti, amareggianti, tristi, perché la vita è molto dura, è dura per tutti. Io non ho nessun primato nel campo del dolore, ma lo conosco molto bene e quindi voglio essere nella trincea dove sono le persone che riconoscono il dolore altrui. Cosa potete fare? Cosa possiamo fare? Che senso ha? Credo che abbia il senso di fare una cosa insieme, invece che contro. Questo è un modo un po' colorato di chiamare una giornata, ma nella sostanza è un modo di chiamare a rapporto quelli che si riconoscono nell'essere a favore di. E io voglio essere a favore delle persone, esattamente come era mio padre. E non mi importa niente delle etichette, del colore politico, delle bandiere di uno schieramento o dell'altro. Mi importa soltanto dell'afflato del cuore. Io non mi sento mai a disagio quando sono in mezzo alla gente, mentre mi sento spesso a disagio quando vedo la recita della vita politica. Ogni volta che seguo i titoli di un telegiornale mi viene una rabbia pazzesca, perché sembra un rimbalzare tipo ping pong di cose già dette e ridette, senza un filo, soltanto una specie di incentivazione alla paura, e come se nella vita non ci fosse nient'altro che crimini e disagi. Insomma, ma non sono solo questo, se no ci saremmo già suicidati tutti. Ci sono i bambini che sorridono e che hanno parole di verità. Ci sono le persone buone che aiutano altri, che sono sconosciuti a loro. Ci sono miliardi di esempi di buona volontà nel quotidiano. Non è tutto marcio, non è tutto male, non è tutto perduto. Tante altre volte nella vita dell'umanità è sembrato tutto perduto, ma non è così. Da quando sono in grado di ricordare, mi sono dovuta confrontare con cose che erano troppo più grandi di me. Quando ero molto piccola, passavo tre quarti del mio tempo libero in balcone, abitavamo al quinto piano, nella speranza che questo balcone si staccasse ed impedisse di vivere gli anni del futuro che io pensavo e presentivo tragici. Il balcone non si è staccato, ma gli anni del futuro sono stati davvero terribili. Eppure c'è un qualche cosa nell'animo umano che ti impedisce di arrenderti del tutto, che ti dà la sensazione che valga ancora la pena. Io non so quale sia la ricetta magica, mi piacerebbe che ce ne fosse una, ma non c'è. Credo fermamente che ognuno di noi possa fare la sua parte, essendo meno impaziente, meno, come posso dire, dogmatico, un po' più elastico e cercare di vedere quali sono le ragioni degli altri. È vero che questo paese non si sente più rappresentato dal ceto politico e tutti lo sanno tranne il ceto politico stesso. E non importa chi vinca, perché non è lì la vita reale.
La vita reale è qui, è nelle difficoltà dei giorni quotidiani, senza auto blu, senza privilegi, senza vantaggi. La politica ha un grande valore, a me è stato insegnato, ma solo se è fatta come servizio verso la collettività, solo se ha la sua nobiltà di pretendere per l'umanità un futuro migliore, solo se riconquista il senso delle cose che non passano, solo se è a favore dei più piccoli, non sempre contro. Non si può vivere contro, bisogna vivere a favore. Il fatto che voi siate qui, oggi potevate essere in gita in qualche bella montagna, vuol dire che vi importa. Io non ho nessun messaggio particolare di speranza, vorrei però condividere con voi una cosa che mi ha tanto colpita quando l'ho letta. Nell'antico Egitto c'era una dea che si chiamava Maat, dea della verità e della musica. E questa dea aveva l'incarico di togliere la piuma che portava sul suo, chiamiamolo cappello, e posarlo sul piatto della bilancia. E sull'altro piatto della bilancia sarebbe andato il cuore della persona morta che doveva guadagnarsi l'entrata nel regno dei cieli. I piatti della bilancia dovevano restare impari, il cuore doveva essere leggero quanto la piuma. È un'immagine bellissima, è lontana da noi migliaia di anni, ma una dea della musica e della verità, una dea che con la sua piuma, cioè una cosa che ha un valore soltanto simbolico, possa decretare la salvezza di un'anima. Io vorrei che il nostro pensiero, il nostro modo di vivere, il nostro agire, le nostre azioni fossero tali da rendere il nostro cuore leggero. E possiamo farlo. E non è questione di essere in questa piazza o nell'altra piazza. Si può essere col cuore leggero dovunque. Non importa se uno è competente, saggio, ricco, potente, se ha studiato. Importa solo l'intenzione che mette in quello che fa. Sapete? È una cosa molto facile a dirsi e molto difficile a farsi, perché bisogna superare il proprio egoismo, la propria stanchezza, i propri timori, la stanchezza di giorni sempre uguali che sembrano portare verso il niente. Ma la verità ha una sua forza e viene sempre fuori. C'è una grande bellezza nella verità che sopravvive alle brutture del mondo. Vedete, mio padre è morto in un modo terribile. E tutti i giorni cercano di cancellarne la memoria, facendone passare un'immagine che non assomiglia neanche vagamente a quello che lui era. Eppure, a dispetto di questo così lavaggio del cervello collettivo, la bontà che lo distingueva rimane. E la gente normale, la gente che era abbastanza grande nel 78, la gente piccola che mi ha sentito parlare, si emoziona. Si emoziona non perché questa era una persona conosciuta, non perché aveva dei carichi, non per la sua morte così drammatica. Si emoziona perché gli riconosce questo bagliore di verità, che è quello per cui è stato ucciso.
io vorrei trasmettervi il mio grazie, il senso di serenità che provo ad essere qui, e il senso di gratitudine perché voi siete in tanti. Io non faccio parte di questa organizzazione, anzi, non faccio parte di niente, sono un battitore libero. Sono in un partito che si chiama Coscienza ed è solo il mio. Non ho neanche una squadra, sono proprio solo. A parte mio figlio che ho tutto collo, mi spalleggio, ho tutto collo perché è sempre angustiato per me, addolorato delle amarezze, delle sgarberie, degli atti di violenza gratuita di cui siamo stati oggetti. Ma in questo essere in apparenza sola c'è una grande forza. Non devo rendere conto, soltanto al mio cuore. E mi sento libera, e mi sento forte, e mi sento degna di amore. E voi lo siete, nella misura in cui agite in modo che le vostre azioni rendano il vostro cuore leggero, leggero come una pluma. Questa giornata così importante e la sua unicità e stranezza comincia con una V. E io per una volta vorrei rubare questa V a Grillo e dire che c'è tanta gente che dovrebbe vergognarsi. Vedete, vergognarsi è più forte della parola che comincia con V e che segnala questa giornata. Vergognarsi riguarda l'anima, la coscienza e la vita, perché il resto è folklore, ma c'è una vergogna con cui si fanno poi i conti. Non è richiesto di fare cose eroiche, è richiesto di essere coerenti. Questo vale per i giornalisti, per i politici, per il panettiere, il cucinello, il camionista, il soldato e tutti quanti. Non ci sono alibi per essere degni della dignità che è in ogni uomo. E si deve scegliere non una volta e basta, di scegliere tutti i giorni, tante volte al giorno, anche quando uno non ce la fa più. Si deve scegliere di rialzarsi la mattina, di andare in un luogo di lavoro sgradevole, di andare, non so, in una metropolitana sovraffollata, di stare nel traffico come noi a Roma, con tutti che ti tagliano la strada, più urlano, ti danno delle cose, e non perdere quel bagliore della dignità che è dentro di noi, che nessuno ci può togliere. Ha voglia di dire, non è vero che le persone vanno come le pecore in una direzione. Spesso sono stanche, spesso non sono mutate, spesso non ne passano più, però poi si rialzano. Chi vince nello sport e non solo è quello che si rialza una volta di più. È quello che è convinto di potersela fare a dispetto di tutto e di tutti. È quello che vuole vedere e vede la luce alla fine del tunnel. Questa è la mia verità e io ve la regalo e vi chiedo di ricordarvi di me, dea della verità e della musica. Grazie. Maria Fidelma. Bene,
siamo quasi giunti alla fine. Io devo farvi solo i miei complimenti. Non c'è stato un atto di violenza, non c'è stato un atto... Se vi portate via l'immondizia sarebbe anche una cosa meravigliosa. Siete stati in piedi 6 ore, senza bere, senza caldo. Siete veramente straordinari. Oggi è iniziato qualcosa. È iniziato qualcosa che porteremo avanti con le liste civiche. Ragazzi dai 20 ai 40 anni entreranno nei comuni, la politica si comincia da lì, è nei comuni che svendono la vostra vita, che fanno decidono gli inceneritori dall'alto, perché nei comuni non ci sono più i cittadini. Noi saremo i cittadini informati di domani, qual è il netto. Noi continueremo quello che hanno fatto i nostri nonni e i nostri zii. Saremo cittadini informati dentro i comuni, e quando uno di voi, anche piccolo, magro, senza appartenenza a partiti, con la sedia penale pulita, entra in un comune con un PC portatile e riesce a creare un corridoio di trasparenza di quello che succede nei comuni, per loro è finita. Bene, io vi abbraccerò tutti. Non pensavo di arrivare a 60 anni e sentire le cose che sono. Grazie. Una foto così, con le dita alzate, me la volete fare. Sarà il mio ricordo. Il ricordo di Ciro. E non preoccupatevi se domani direte di Milano c'è una poca gente. Ciro, che non c'è il titolo, il visto già. 30.000 persone, poca gente, Grillo offende il Presidente della Repubblica. Io non ho offeso nessuno, non abbiamo offeso nessuno, abbiamo fatto una giornata di grande democrazia. Grazie a tutti. Tutte le cose che non sapete sono vere. Il 25 di aprile noi ci dobbiamo riunire. C'è ancora molto da fare, ancora molto da dire. Perché è passato l'inverno, è caduto il governo. L'Italia è diventata un inferno. Ci fai o ci sei, ma non vedi che tutto il mondo fa brutto, è sempre più distrutto ed ogni giorno è un lutto, e non te l'hanno detto, l'hanno scritto e messo dentro un trafiletto di quel poliziotto, spari altezza uomo, voglio un mondo nuovo e sono qui che suono, per quel tibetano che pregava inerme, per quello studente che di armi niente. E se tu sei di parte, sto dall'altra parte, perché sto connesso, io non sto in disparte, perché parte in rete, scalcia come un muro, quindi qui concludo con un vaffanculo. Onorevole, onorevole, non credo alla politica, la situazione è critica. Questo è disonorevole, è diventata cinica, pure la lista cinica. Albi dei,